Ben trovati a questo nuovo appuntamento con Informare. Oggi vogliamo toccare un punto focale per quanto riguarda la nostra città, per le tradizioni, ma anche per l'impegno di tanti sportivi che si impegnano appunto e che investono anche i propri denari per tenere su società sportive che siano di grande storia ma anche di recente costituzione. Andiamo a presentare subito gli ospiti, il titolo lo avete visto, è Sport, un pianeta per tutti. E diamo il benvenuto e salutiamo Roberta Marotta, buonasera, che è Buonasera a presidente voi. del Esatto. Circolo Cantiere Ortigia 1928, quindi andiamo a fare quasi 100 anni. E salutiamo anche l'assessore comunale allo sport, Giuseppe Gibisco, buonasera. Buonasera. Buonasera a voi, grazie, grazie dell'invito. E una buonasera anche a Sara Zappulla, che è consigliere comunale del Partito Democratico. Buonasera. Ecco, abbiamo voluto dare, assessore, questo titolo, insomma, è un pianeta per tutti, è proprio perché lo sport deve essere inclusivo, accidenti, come no, Lo giusto? sport è un pianeta per tutti. Io dico sempre che se madre natura ti dota di un talento straordinario, farai lo sport ad altissimo livello, ma lo sport è aperto a tutti. Ragazzi, hai detto bene, inclusivo, è aperto sostanzialmente a tutti. A me questa parola inclusivo mi dà un po' noia, perché molte volte si parla di inclusione alla società, ma in verità cosa dobbiamo includere? No? È nella nostra cultura, dobbiamo cambiare il nostro DNA culturale per eliminare queste parole dal dizionario, sostanzialmente. Lo sport è aperto a tutti, lo sport non fa eccezioni. Ecco, ormai da diversi mesi, da qualche mese, insomma, sei assessore allo sport. Come l'hai trovato questa rubrica? Ma una rubrica che è stata, come dire, è stata impostata abbastanza bene prima. È chiaro che è inutile che ci giriamo, insomma, come dire, giriamo attorno al problema. C'è da ristrutturare tante strutture sportive. Guarda il Palalobel, io ogni qualvolta che entro là dentro mi piange il cuore, perché pensare che là dentro possono sedere 3.400 persone e invece deve rimanere vuoto, e quindi le partite, gli allenamenti, le partite, eccetera, devono essere fatte a porte chiuse, insomma, mi piange. Da sportivo, da siracusano, da cittadino, mi piange il cuore, perché solo immaginare 3.400 persone là dentro, insomma, mi si alza la pelle. Ma guarda anche il tenso statico, guarda anche il pattinodromo, guarda, insomma, c'è da mettere a posto un po' di cose. Siamo partiti dalla palestra gradina, da qui a breve avremo tutte le certificazioni, quindi la palestra gradina sarà fruibile anche per il pubblico al massimo della sua capienza, e pian pianino stiamo andando avanti. Tante cose sono state fatte in questi 3 mesi, tante altre dovranno essere fatte pian pianino, perché è chiaro che tutto gira attorno come dire, agli investimenti economici, ma è pure vero che in questa città non c'è solo sport, ci sono tante le problematiche. Quelle risorse che abbiamo cerchiamo di farcele bastare per un po' per tutto. Ok, in questi giorni stiamo celebrando e chiamo in causa Roberta Marotta, una società che è già di storico suo, l'abbiamo detto, nel 2028 farà 100 anni di attività e di vita e che per Siracusa è già un record. C'è però, intanto da sottolineare, ho detto presidente del Circolo Cantiere Ortigia 1928, per cui avete scisso Sì, in due branche, insomma, giusto? Ci esatto. spiega meglio Sì, questo sì, sì, sì. passaggio. No, semplicemente, diciamo, l'anno scorso è stato fatto un passaggio di titoli, anche perché ritenevamo che, visto il contenzioso con il comune, non fosse giusto coinvolgere gli atleti, in questa situazione. Quindi, diciamo, la 1928 ha acquisito tutti i titoli con la squadra della 1, gli atleti, quindi tutta la parte sportiva riferita appunto all'attività atletica di nuoto e pallanuoto fa parte della nuova SD Circolo Canottieri Ortigia 1928. Che significa che il contenzioso comunque rimane, l'offerta è con un'altra società che. Sì, il contenzioso è con la SSD, che è la società che aveva in Ok. gestione l'impianto della Cittadella dello Sport e Palestra Gradina.
Quindi in questo momento l'assessore allo sport cosa ha da dire? L'Ortigia 1928. Spero da chiedere quantomeno. In bocca al lupo, ieri ha fatto il suo abbonamento, ha assistito alla partita, ci ha fatto immenso piacere. Possiamo anche vedere l'immagine della partita, insomma abbiamo tutto. Anche perché devo essere onesta, ci sono state un po' di polemiche in questi giorni portate avanti dal capitano che giustamente era deluso del fatto di non vedere più la tribuna piena come in passato. Come? Il capitano Cristian Napolitano, sia Cusano Doc, come sì. Cassia, però Cassia è ancora più piccolino, quindi sì. Avrà tempo. No, il nostro capitano è Cristian Napolitano e appunto ha avuto un attimo uno sfogo post partita perché prima di entrare in acqua ovviamente guardano la tribuna, si rendono conto che non c'è più il pubblico che c'era fino allo scorso anno, però quest'anno, come avevamo già fatto nell'anno purtroppo della pandemia, abbiamo deciso di rimettere l'ingresso a pagamento perché gli atleti offrono uno spettacolo, si allenano duramente, le società sportive fanno veramente tanta fatica per ricercare sponsor, per poter pagare stipendi, di spazi, acqua e altro, nel nostro caso appunto l'acqua, e quindi tra l'altro organizzare anche una singola partita in casa ha dei costi non indifferenti, perché al di là delle tasse, quelle della federazione, poi c'è lo streaming, c'è lo speaker, ci sono tutta una serie di cose che vanno considerate, quindi ci è sembrato giusto chiedere un contributo, quindi la delusione non era riferita alla politica, alle istituzioni, ma al pubblico che prima era presente e che per non pagare il biglietto d'ingresso preferisce restare a casa. Detto ciò, l'assessore lo ha già detto durante la presentazione, avrebbe avuto piacere di partecipare, ma era impegnato in altra sede, sempre per impegni istituzionali. Ieri invece è potuto venire, partecipare, assistere a una partita anche lì storica come risultato, perché credo sia la prima che vinciamo in casa contro la N Brescia, però già l'anno scorso ci eravamo resi protagonisti di una vittoria col Brescia e tanto che abbiamo disputato la finale di Coppa Italia contro la Prorecco e raggiunto il secondo posto. Insomma, abbiamo delle eccellenze e mi riferisco a Sara Zappulla, consiglio comunale che è mancato per tantissimo tempo, adesso ritornate, anche voi avete voluto fare le vostre commissioni, parlo del Partito Democratico, sì. Immagino, cioè, tra le quattro commissioni ci sarà una allo sport, giusto? Assolutamente. Cosa avete intenzione di proporre, insomma, come vi state muovendo? Allora, i gruppi di lavoro del Partito Democratico nascono dall'esigenza di colmare il grande vuoto che c'è stato negli ultimi anni dato dall'assenza del Consiglio Comunale e quindi andare incontro a uno scollamento palese che c'è tra la città e quella che è stata anche l'amministrazione e la giunta del precedente mandato. E probabilmente l'idea quindi dei gruppi di lavoro è proprio quella di dare l'opportunità a ciascuna e ciascuno, chiunque voglia partecipare, chiunque voglia aderire, a dare un proprio contributo e a dare un punto di caduta al proprio impegno e alla propria voglia di partecipazione che in città esiste. E abbiamo fatto esattamente speculari alle commissioni consiliari, per cui la commissione è proprio la quarta, quella che si occuperà di sport, e diciamo che coglie e prova ad analizzare una serie di sfide importanti per la città. Una di queste, lo diceva anche il nostro capogruppo durante la conferenza stampa, è Massimo Milazzo, è proprio lo stadio. Noi tutti abbiamo assistito agli scontri che ci sono stati in vari punti della città, che oltre a mostrarci un problema di sicurezza che diciamo ha varie responsabilità e insomma ha messo in ansia e preoccupazione a tante cittadine e tanti cittadini. Stiamo vedendo questa immagine ai noi. Esatto, è proprio questa. Ha palesato un problema, cioè che uno stadio, peraltro che non vede interventi di ristrutturazione importanti da tempo, non può essere localizzato all'interno del tessuto urbano della città, perché per le vie di fuga è un problema, perché se ci sono scontri è un problema, perché non è raggiungibile. E quindi la commissione
fine può avere anche lo scopo di riflettere sul nuovo stadio, su come costruirlo, su dove costruirlo, e quindi dare un'opportunità a tutte e a tutti di contribuire anche da questo punto di vista. Noi abbiamo all'interno della rete del partito di persone che simpatizzano e che lavorano con noi anche in queste settimane, da quando è tornato il Consiglio Comunale, tante persone che fanno sport, che lo fanno a livello agonistico, non agonistico, che hanno voglia di sperimentarsi ed esporsi da questo punto di vista. Quindi riteniamo che il gruppo di lavoro possa essere un elemento anche per uscire dalla logica anche a volte troppo abilista delle cose, e quindi per me è un tema centrale l'abilismo, e lo è ovunque, e lo è anche nello sport, e quindi provare a dare ampio spazio anche al mondo del non abilismo. Allora, assessore, qua c'è già un quesito, almeno quantomeno la necessità di far uscire fuori questo stadio dalle mura cittadine. Il PRG nel 2005 l'ha posto, ha incontrato Pantanelli, ne discutete di questo problema? Si sta discutendo. Proprio l'altro giorno, quando ero col ministro, mi ha detto: guarda, mi è arrivata una proposta di uno stadio a Siracusa, dico sì, guarda, stiamo discutendo. E vediamo, è chiaro che fare uno stadio ha un costo, non lo fai con poche centinaia di mila euro, ci vogliono milioni di euro, e ripeto, bisogna trovare i fondi, le risorse per poterlo fare. Ma qui, guardando queste immagini, no, ma qui parliamo di cultura sportiva, no? Tu quando vai a vedere una partita di pallamano o di pallanuoto non vedrai mai questo, perché questo è uno schifo, è uno schifo, no? Cioè, come fai a far succedere cose del genere? Per che cosa? Perché non conosci il terzo tempo, rugbistico, no? Cioè, ce le diamo di santa ragione in campo, ma poi dopo ci andiamo a bere una birra insieme, hai vinto tu, ho vinto io, parliamo di sport, parliamo di una palla che rotola, che deve entrare dentro una rete, ma siamo veramente, guarda che roba, cioè, ma si può sfasciare macchine, mettere in pericolo persone, mettere in pericolo uomini delle forze dell'ordine, creare tutto sto caos per che cosa? Per una partita di calcio. Siamo fuori. Ma bisogna, il problema è alla base, che quando becchi queste persone gli devi dare sanzioni pesanti, che si devono togliere i vizi a vita, ma a vita, capisci? Come fece la Thatcher, ti ricordo come fece la Thatcher? E poi da lì in poi tutti, fermi tutti, manco più i morti dell'Aisel, manco più i vedi ci hanno bisogno, capiti? Allora usiamo i metodi duri, qualora, laddove c'è da usare i metodi duri. Ho capito che voi avete comunque un progetto che riguardi lo stadio? Chiaramente embrionale, ovviamente embrionale, perché è chiaramente ambizioso, però noi diciamo che come metodo all'interno del nostro gruppo consiliare, all'interno del nostro partito, è quello di ragionare per macrosistemi, e quindi ragionare sull'idea di costruzione della città, e quindi ragionare proprio su come ce la immaginiamo nei prossimi 20 anni, e provando a risolvere i problemi complessi che ci sono. L'idea della costruzione di uno stadio ce l'abbiamo, ce l'abbiamo anche rispetto all'esigenza di rispondere alla domanda di ampi spazi in città, cosa che in città non c'è, e diciamo che su questo stiamo riflettendo, rifletterà sicuramente il gruppo di lavoro, e provando anche a vagliare alcune ipotesi nel rispetto del piano regolatore, perché chiaramente quello che abbiamo prevede appunto la zona dei Pantanelli. Abbiamo avviato delle interlocuzioni anche con esperti del settore per avere un attimo idea e contezza di cosa sia realizzabile e cosa sia funzionale rispetto alle esigenze della città. Una cosa, quando il ministro Abodi diceva che ci è arrivato un progetto per lo stadio di Siracusa, non ho chiesto chi ha mandato, non hai fatto il bravo giornalista, avresti dovuto chiedere molto chi. Probabilmente c'è qualcuno di conoscenza, come dire, comune, che ha stimolato il ministro, guarda che vorremmo fare questa, e poi tra l'altro mi ha chiesto pure anche dalla Cittadella, tra le altre cose, perché lui prima era presidente del credito sportivo, e lui venne qui a Siracusa appunto per accendere un eventuale mutuo, per ristrutturare un progetto grosso, eccetera eccetera. E gli ho detto, l'avete ristrutturata la città dello sport? Dico, guarda, purtroppo ancora no, ma è nostra intenzione metterci le mani già dal 2024, insomma vogliamo strutturare un finanziamento importante, un credito importante per
per dare un volto nuovo alla cittadella una volta per tutte. Che poi significa, Presidente Marotta, significa coprire quella famosa piscina alla Caldarella, no? Allora, in realtà noi quando sentiamo parlare di copertura della piscina, almeno diciamo parlo a titolo personale, io personalmente non sono d'accordo. Quella piscina è bella così, è stata progettata così, è la cittadella dello sport, la piscina Paolo Caldarella che tutti gli atleti abbiamo ospitato, Paltrinieri e tanti altri nuotatori del fondo nuotagonistico della nazionale. Quella piscina ha quel fascino, abbiamo la fortuna di vivere in una città dove mediamente insomma c'è bel tempo, e quindi io penso che fra tutte le varie problematiche la copertura della piscina sia proprio l'ultima. Assolutamente, ci sono tante cose, anche perché così come nel calcio, così come nella pallanuoto, comunque chi fa sport ad alto livello sicuramente c'è un'esigenza delle società sportive di poter affrontare le partite di campionato, in questo caso nel nostro caso le coppe europee, al miglior livello possibile, offrendo e fornendo un alto livello sia di accoglienza che di servizi. Però non ci dobbiamo dimenticare della base, cioè io oggi faccio pallanuoto, nuoto agonistico, scuola nuoto, perché ho avuto anni in cui avevo gli atleti, i bambini che da piccoli iniziavano a nuotare e andavano avanti imparando. Quindi secondo me bisogna partire dalla base, fare dei progetti con le scuole insieme all'amministrazione comunale, partire dai piccoli e dare la possibilità a tutti, soprattutto giovani, di fare sport. Fare sport e dare i servizi intanto di base che poi vanno implementati, ma che consentano a tutti, dall'abbattimento delle barriere architettoniche. Noi per esempio durante la gestione abbiamo acquistato i sollevatori per chi ha disabilità motoria, e bisogna partire da lì per poi arrivare a progetti più grandi. Il calcio, io capisco, e non me ne vogliate, col Siracusa Calcio c'è un rapporto di amicizia, di stima, ci sono sicuramente le problematiche delle vie di fuga, di tanto altro, però non so se, come dice l'assessore, sia l'urgenza assoluta. Penso che, come fa l'assessore, che ormai lo vediamo anche cambiare la lampadina, l'assessore operaio, noi siamo operai, ci piace insomma stare lì, muoverci, se vediamo una cosa che non funziona dobbiamo immediatamente intervenire. Penso che sia quella la cosa importante, intanto vedere alla base cosa c'è riguardo al mi permetto di dire, di rispondere una cosa sul ministro Abodi. Fu presentato il progetto al credito sportivo, siccome poi non si è potuto andare avanti in quel senso, una parte degli investimenti, per esempio il tensio statico, è stato fatto ex novo dalla SSD che gestiva. Poi c'è un problema anche di manutenzione, perché il tensio statico credo sia stato fatto nel 2019-2020, ripeto, ex novo, però se poi non c'è copertura, pavimentazione, tutto, era rimasto diciamo solo lo scheletro, esatto, e quindi tutto l'impianto di illuminazione, però il comune è subentrato ad aprile del 2022 e nell'arco di questo periodo sono stati fatti ulteriori interventi, perché era un continuo lasciare porte aperte e far rompere i vetri, diciamo poca attenzione da parte di tutti. Quindi se tutti noi imparassimo anche a rispettare gli spazi che abbiamo, che utilizziamo, ad averne cura, sicuramente si dovrebbero investire soldi. Sfondi una porta aperta, nel senso che proprio l'altro giorno abbiamo messo l'infisso nuovo, che erano quanti anni. La porta storica dello sport. Abbiamo sistemato quel vetro al tenso stadio che era rotto, non so, da 8 mesi, 10 mesi. C'era un pezzo di bachelite sempre di quelle porte del tenso stadio che era stata rotta prontamente dagli incivili ed è stata sostituita. Quando ci sono stati i vandali che sono entrati la notte, eccetera, eccetera, hanno tagliato un pezzo di tenso stadio, ci sono buchi, cose, eccetera, e stiamo affidando a una ditta locale la riparazione anche di quelle cose lì.
abbiamo presentato, mi sono fatto fare personalmente un preventivo per mettere gli spogliatoi e rendere agibile anche il tenso statico. Purtroppo il preventivo è esorbitante, ne stiamo facendo fare un altro, vediamo se riusciamo a risparmiare qualcosa. Abbiamo comprato i pali della pallavolo perché vogliamo mettere anche, ci sono già c'è il campo disegnato all'interno del tenso statico, e quindi abbiamo comprato i pali per la pallavolo, da qui a breve dovrebbero arrivare, non so se domani, dopodomani, la prossima settimana, e metteremo anche l'impianto di pallavolo all'interno, certo, step by step, piano piano. Tutto, io vorrei fare tutto ieri, ma purtroppo la realtà dei fatti non ce lo consente. Pian pianino. Parliamoci chiaramente, è un problema culturale. Per questo io dico, se si riuscisse a partire proprio dai bambini, io vedo, parlo per gli atleti dell'Ortigia, ma anche insomma per le altre realtà che conosco meglio, vivono lì dentro e noi gli insegniamo a trattare tutto quello che c'è in cittadella come se fosse casa loro. Avere attenzione, la carta non si butta per terra, il cestino non si... Poi è ovvio che nei numeri qualcosa ti sfugge, però se riuscissimo con dei progetti comuni a coinvolgere quanti più bambini, ragazzi possibili, che di conseguenza togliamo anche dalla strada, certo, e gli impegniamo, sai, il tempo, probabilmente riusciamo anche a creare una cultura del rispetto, dell'attenzione al ruolo del loro. Non è solo in cittadella, dappertutto, in città in generale. È chiaro che lo sport educa. Io dico sempre che le regole che ti impartisce lo sport, e poi ognuno di noi, se è perspicace, quelle regole lì te le porti nella vita, che sono le regole giuste che ti portano a vivere in modo felice, formativo, e stai sempre. Tu figurati, io ieri mi scatta il verde, a me, non me l'hanno raccontato, mi scatta il verde, parto, una signora prontamente fa un'inversione a U, dico signora, ma dico, signora col rosso ci si ferma, io sono passata col, ma scusa, io c'avevo il verde, capito? Mango. Quindi immagina tu, io ho un'immagine indelebile di quando mi allenavo all'Olympian Park a Monaco. Olympian Park a Monaco sembra che l'hanno fatto ieri, in verità è stato consegnato nel 1972, quindi immagina quanto bello è quel parco lì. Un omone tedesco a sinistra aveva una birra, io esco dal campo d'allenamento, mi ritrovo questa scena davanti, immaginate quest'uomo di spalle con un bambino piccolino di spalle, un omone sarà stato 1,90 m, una birra a sinistra, con l'altra mano teneva il bambino e se lo portava all'Olympian Park. Ci stanno più strutture sportive, atletica, hockey sul ghiaccio, pattinaggio, ci sono tante, tante strutture sportive. Si portava questo bambino a vedere l'hockey sul ghiaccio. Quel bambino lì ha una formazione doppia, una impartita dalla scuola e una in partita dalla famiglia, capisci? Quell'omone si portava sto bambino a vedere l'occhi sul ghiaccio. Poi domani cosa c'è? La pallanuoto? Quell'omone lì, lo stesso, con la birra e il bambino per mano, se lo porta a vedere la palla a nuoto. Quell'omone lì poi lo porta a vedere l'atletica, a vedere la palla a volo, capisci? Cioè, noi dobbiamo cambiare cultura, dobbiamo impartire ai nostri ragazzi il gene sportivo, perché lo sport male non fa sicuramente. Anzi, al contrario. Sara Zappulla, scuola e sport, questo è un vostro credo? Immagino. Sì, assolutamente. Il ruolo dell'educazione, della formazione dello sport è indiscusso, ovviamente, perché è chiaro che specie se lo si pratica da bambini, seguendo insomma ovviamente le proprie aspirazioni, questo può essere un elemento fondamentale, specie perché lo sport dovrebbe o ambisce anche ad acuire le disuguaglianze che invece nelle scuole si possono sentire, a volte si vedono, e praticare lo sport, praticare il gioco di squadra è una cosa che diventa anche un insegnamento di vita. A me piace sempre riflettere sul fatto che quando si è a scuola esiste ancora la coscienza di essere un gruppo e quindi il gruppo classe. Quando finisci la scuola sei ancora molto più focus, più concentrato su te stesso, sulla tua individualità. Praticare lo sport di gruppo nello specifico, è un modo per mantenere e tenere saldo l'idea della collettività, l'idea del gruppo, e mantenere proprio l'idea del senso comune, dell'interesse generale sopra quello personale. Peraltro lo sport è l'utilizzo degli spazi comuni, anche verdi, in tutti i quartieri,
è fondamentale anche per riqualificarli i quartieri stessi e quindi riflettere su come ogni singolo quartiere possa avere all'interno di se stesso uno spazio, un luogo curato e di manutenzione e ben gestito con un'attività di manutenzione costante che facilita l'aggregazione e ce ne sono tanti esempi da questo punto di vista di luoghi che potremmo fare e che rendono, a volte lo fanno le chiese, a volte lo fanno le parrocchie perché noi è classica in Sicilia, a Siracusa, l'immagine di vedere i ragazzi che giocano a pallavolo, ho visto anche padel, in questi girando ho visto anche che giocavano a padel. Malattia, il padel. Esatto, in giro per i quartieri. E questo è un elemento di aggregazione forte, perché le scuole non possono fare miracoli da soli, perché i ragazzi svolgono, trascorrono una parte del tempo in classe, questo è vero, dove fanno anche educazione fisica. Però gli insegnanti e i presidi, i dirigenti possono fare una parte del lavoro, non possono svolgerlo tutto, ma devono essere accompagnati nel percorso educativo anche da altre figure, che è la famiglia, ma il welfare studentesco consta anche della parte di tempo libero. E questo tempo libero come lo occupiamo? Lo possiamo occupare anche con lo sport, fatto bene, fatto anche in prossimità, e quindi immaginiamoci anche dislocato nel territorio, è chiaramente di qualità. Stiamo vedendo, Assessore, ma anche Presidente, qua stiamo vedendo le immagini che abbiamo registrato sabato scorso, una bella festa di sport che rientra nella settimana europea dello sport, ma che qualcuno, e io entro in campo con il Presidente Marotta, vorrebbe che fossero più spesso questi momenti di aggregazione. Sì, assolutamente. Anni fa, quando appunto eravamo gestori, facevamo tutti gli anni l'Open Day, tanto perché è un momento bellissimo, l'assessore credo l'abbia vissuto per la prima volta in cittadella, nella sua carriera ne avrà fatti milioni e probabilmente anche di più belli, di più grandi, insomma ha avuto la fortuna di partecipare a tanti grandi eventi di sport. È un momento bellissimo, faticoso per tanti punti di vista, anche se io proprio quest'anno, diciamo, non essendo più, facendo parte più della gestione, sono stata, diciamo, limitata nel mio impegno, però è bellissimo perché c'erano tantissimi bambini, soprattutto tanti non tesserati, bambini che sono stati portati dai nonni, dagli amici, da altre famiglie a vedere e che poi hanno trovato, hanno visto cosa vuol dire frequentare la cittadella dello sport, che è un ambiente molto familiare, è un ambiente comunque controllato, quindi noi lo vediamo con i nostri atleti, i genitori spesso lasciano già alle 2, alle 2:30 appena escono da scuola, lasciano lì i ragazzi, i figli, sanno che sono al sicuro. E si possono fare tantissimi sport in cittadella, quello è stata una giornata bellissima e sarebbe bello riuscire ad organizzarla sicuramente tutti gli anni a inizio stagione, perché è anche una cosa che, oltre ad essere un bel momento di sport, è un'attività, un evento che può aiutare le società sportive a farsi conoscere dai piccoli atleti e da tutte le realtà siracusane. Però in generale anche organizzarle durante l'anno sarebbe un bel momento anche per dare un po', tante volte non tutte le categorie, non tutte le fasce d'età riescono a partecipare alle gare, al saggio o magari devono aspettare fine anno. E invece secondo me anche come stimolo per continuare a fare attività sportiva, vedere i propri risultati per i genitori, per gli atleti stessi, sarebbe bello organizzare anche durante l'anno degli open day o delle attività del genere con tutte le attività che partecipino. Questa è una proposta che sta facendo, insomma. No, guarda, io l'ho previsto proprio nel documento unico di programmazione questo, nel senso che purtroppo siamo nell'era della tecnologia, dei telefonini, e mio figlio compreso sta sul divano messo lì piuttosto che andare per strada a sbucciarsi le ginocchia come facevamo noi da piccoli, dal campo Merino in poi. Dico sempre che lo sport bisogna portarlo dentro le case delle persone. Le case delle persone sono le piazze, e quindi glielo porti lì sotto casa, organizzi queste giornate. Da qui a fine anno organizzeremo un altro evento, spero di riuscire
ad organizzarlo sempre con le associazioni, che poi sono loro che danno vita. Io butto l'idea, sì, lavori, fai autorizzazioni, questo e quello, ma poi sostanzialmente bisogna ringraziare loro che si mettono lì e portano le attrezzature, portano la loro presenza, i loro tecnici, i loro istruttori, eccetera, eccetera. Per far sì, appunto, che dovremmo avere, lo dico alla regia, le immagini del Talete quando c'è stata questa manifestazione sportiva, sì, di due domeniche fa, insomma, ecco, quindi abbiamo la possibilità, se avete la possibilità, insomma, mandiamole, queste sono anche interessanti, sì, sono interessanti. E poi ti dico qualcosa in merito al Talete, quindi vogliamo portare lo sport sotto casa dei nostri concittadini e spero speriamo di riuscire a organizzare qualcosa di importante, un evento importante, magari prenatalizio, al Parco Robinson. Lo stavo per dire, ma il Parco Robinson lo abbiamo dimenticato? No, il Parco Robinson non lo abbiamo dimenticato. Non lo abbiamo dimenticato, però è chiaro, così come Via Lazio, avevamo quasi finito i lavori, però ci siamo ritrovati con 0-0 e palla al centro, nel senso che hanno distrutto tutto. Ecco. Mi verrebbe da dire tante cose, ma è meglio che non parlo, perché sennò cioè, purtroppo non c'è il senso civico. Noi non siamo in grado di analizzare la parola comune. Comune viene associato a pantalone, no? Tanto, il comune è pantalone, tanto il comune. Quella parte lì, in quell'attrezzo lì, una minima parte è mia, è tua, è sua, è di quello, è di quell'altro, è di ognuno di noi. Noi dobbiamo cambiare cultura. Quando passa il grande evento sportivo, metti un'Olimpiade, metti una manifestazione importante, un campione del mondo, eccetera, eccetera, sì, è vero, l'opportunità per il paese di cambiare, eccetera, eccetera, ma sostanzialmente quegli eventi lì vogliono cambiare le culture dei popoli. Quegli eventi cambiano la cultura dei popoli e noi dobbiamo cambiare la cultura dei nostri concittadini nel nostro piccolo. Certo. Perché bisogna inculcare nelle teste delle persone che qualsiasi cosa che si trova per strada, un marciapiede, un giochino per i bambini, una qualsiasi cosa, un semplice... Guarda cosa è successo due giorni fa. È successo che ci siamo svegliati con le foto dei monumenti dei caduti che hanno sfasciato tutto. Sì. Ma qual è, cioè, qual è lo scopo? Cioè, hai rotto quelle cose, molto probabilmente saranno fuori di testa, perché una persona normale non può fare quel tipo di atti lì, no? E quindi insomma, noi, per quanto riguarda, tornando allo sport e tornando al vogliamo inculcare nei nostri ragazzi l'educazione sportiva. Tornando al Talete, a proposito delle immagini oggi del monumento ai caduti, che ahi noi è stato imbrattato e vandalizzato in maniera brutale, insomma, questa è veramente, sì, una ferita, una cosa indegna per tutta la città. Indegno. Ok, grazie alla regia per queste immagini. Torniamo a noi. Tornando al Talete, vogliamo rivalutare al Talete, il Talete. Sì. Lo vogliamo rivalutare creando sul terrazzo del Talete un campo da basket fisso lì. Purtroppo, ahimè, dovremmo piazzare delle telecamere collegate con la sala operativa, perché certo, questa città deve diventare un grande fratello. Sempre a rischio. Cioè, deve diventare un grande fratello. E se volete che deve diventare un grande fratello, noi prendiamo le telecamere, le mettiamo, però poi quando vi becchiamo sono problematiche serie. Fin quando ci sarò io sarà così. Quindi. E il Talete, insomma, lo vogliamo rivalutare, un campo da basket, e vogliamo fare delle rampe che scendono a mare, qualora si potessero fare. Vogliamo creare un ovale per poter far correre chi vorrà andare a correre lì sopra, giochini inclusivi. Se ci sarà consentito un piccolo chioschetto per consentire ai genitori che porteranno i bambini a giocare lì sopra di poter bere un drink, qualcosa, eccetera, eccetera. E un pump track, che sarebbe sostanzialmente una pista per BMX, uno dedicato agli skateboard, che in quel luogo lì si sposa alla grande, e tutte queste attrezzature per fare fitness all'aperto. Quindi tu immagina che vai lì la mattina, ti fai la tua corsetta, usi le attrezzature che stanno lì, eccetera, eccetera, hai fatto la tua giornata, ti butti in acqua, ti fai un bel bagnetto e te ne torni a casa più felice di te. Hai riqualificato un'area.
soprattutto. Sara Zappolo, deve sapere che l'assessore Giubisco ha esordito con una delusione gigantesca, perché un progetto che era anche, cioè, per lui era fattibile, quello del campo scuola, della palestra nel campo scuola, sì, che però ha dovuto spostare altrove. Dove era previsto qualcos'altro peraltro del PNR, sì. Esatto, era previsto il rugby, sì. Quindi insomma, cioè, allora, chiaramente vivere a Siracusa non è facile, non è facile. Dopodiché non solo a noi piace vivere a Siracusa, sì, ma soprattutto ci diciamo di essere una città a vocazione turistica. Quindi se ci diciamo di essere una città a vocazione turistica, dobbiamo avere anche rispetto sia delle opere che la compongono, ma dei vincoli che ci vengono imposti proprio per i beni di cui ci vantiamo. Nello specifico al campo scuola insistevano dei vincoli, non era possibile realizzare gli impianti, e quindi l'assessore con 30 giorni, 20 giorni, 10 giorni ha spostato e ha traslocato. Chiaro è che il campo scuola resta un punto di riferimento, non solo per chi vive in quella zona, ma per chi frequenta la città e lì si va, corre, insomma, fa a corpo libero, insomma, utilizza anche l'attrezzatura. Chiaro è che però, come dicevo prima, quel posto potremmo pensare di riqualificarlo e di sistemarlo investendo anche somme economiche rilevanti, perché il fatto che abbiamo spostato il grande progetto del PNRR non ci vincola ad abbandonare il campo scuola, anzi ci impone la responsabilità di restituire a quel posto e di dare a quel posto dignità. No, ma pensa che al campo scuola fino a un mese fa mancava pure l'acqua sanitaria e l'acqua calda, quindi però vabbè, insomma, stiamo lavorando anche lì. È chiaro che ogni opera che verrà fatta a campo scuola, non è che i vincoli c'erano certo, per il Palendore e non ci sono per... Assolutamente. È chiaro che se vuoi fare una qualsiasi opera, anche, non so, piantare un paletto, devi chiedere l'autorizzazione, come è giusto che sia, all'ente parco, alla sovrintendenza, eccetera eccetera, certo. Ma a me la cosa proprio del Palendore mi fa andare un po' in cortocircuito, sì. Perché lì dove doveva sorgere il Palendore c'è cemento armato, capisci? Cioè, c'è un buco di cemento armato. Abbiamo fatto le indagini geologiche, sono state fatte le indagini archeologiche, non c'è nulla lì sotto, c'è cemento armato, è tutto scavato perché ci sono canali di scolo. Dall'altra parte della strada passano le fogne, passano cavi elettrici, passa di tutto e di più, il Palendore non si può fare. Vabbè, noi comunque l'abbiamo spostato, abbiamo salvato 2 milioni di euro di finanziamento del PNRR e lo abbiamo spostato laddove è zona contrada vizzuta, laddove sorgerà anche il campo da rugby, un'area attrezzata, un campo dedicato a basket e pallavolo, e ci sarà anche il Palendore. Abbiamo anche un'area dietro, sempre di proprietà del comune, che è molto abbondante, sono circa 200 metri per 50-60 di larghezza, e in fondo sorgerà il CCR, sempre finanziato con fondi del PNRR, e tra il Palendore, parcheggio e CCR ci sono questi 200 metri che molto probabilmente, volontà, vista la nostra storia dedicata, la nostra storia del pattinaggio a rotelle, molto probabilmente faremo lì un campo di allenamento per i pattinatori, e se ci rimarranno qualche euro da spendere, faremo delle corsie dedicate all'atletica, visto che c'è il Palendore di 200 metri che in Italia non ha nessuno. Quindi, parlando di turismo, noi è vero che siamo una città a vocazione turistica. Nel momento in cui avremo queste strutture insieme alla cittadella rivalutata, queste strutture, anche il turismo sportivo si potrà portare a Siracusa. Io sono reduce, qualche mese fa sono state campioni del mondo, ho fatto vedere i rendering della struttura che vogliamo fare ai ragazzi che praticano atletica, campione del mondo, campione olimpico. Mi hanno detto: guarda, con la temperatura che avete, la bellezza che avete, la cultura che avete giù in Sicilia, nel momento in cui è pronta quella struttura, noi siamo i primi che verremo lì. E quindi molto probabilmente diventeremo un punto di riferimento anche per lo sport. Se i soldi arrivano, se non ci sarà una decurtazione nazionale. Ma guarda, sempre quel problema. Giorno 18 firmiamo il contratto in merito proprio al Palendore, e la ditta mi ha detto che dal 18 in poi sono pronti a partire. Quindi se non sarà il 18 sarà il 20, 22, 25, ma i lavori partiranno. Tra l'altro il ministro mi ha detto: guarda, nel momento in cui partiranno questi lavori, forse dovrebbe essere il primo cantiere PNRR Sport a partire in Italia,
e quindi io ci voglio essere, mi ha detto fammi sapere che devo venire in Sicilia a Palermo per altre cose, ma se partite con col cantiere io voglio essere presente a dare il via all'apertura. 18 ottobre firma e quindi da lì a poco avremo questo inizio dei lavori. Sì. Questa è già una notizia. Nazionale, devo dire, adesso c'è l'assessore, quindi a maggior ragione c'è un aggancio in più con l'atletica. Pallanuoto e nuoto, soprattutto negli anni, la pallanuoto già da tanto tempo Siracusa è il punto di riferimento sia per il Sette Bello che per il Sette Rosa. Sì. Con la pandemia, essendo praticamente rimasta l'unica piscina all'aperto, aperta, che ha ripreso immediatamente l'attività, abbiamo avuto la nazionale di fondo e poi la nazionale di nuoto qui ospite. Grazie a Dio Siracusa piace anche il nostro modo di, anzi soprattutto forse anche il nostro modo di accogliere, di coccolarli. Certo. Immagino che l'assessore Gibilisco, quando incontra i suoi ex colleghi in giro per l'Italia e per il mondo, gli offrano un'accoglienza molto calda, perché noi siamo fatti così. E loro apprezzano anche perché sono atleti che magari sono abituati a stare mesi, se non tutto l'anno, fuori casa, quindi avere un posto che non è casa loro, ma che sentono comunque come casa. Quindi abbiamo la fortuna di avere anche tanti, se vogliamo, agganci nel mondo dello sport, sì. E di avere una città che piace, cerchiamo di renderla... rendere possibile il fatto di essere un punto di riferimento. Quello che sembra impossibile, ma in verità è possibile. In verità è possibile. È assolutamente possibile. Sì, sì. Infatti, a proposito di pattinodromo, quando siamo stati sabato scorso a seguire questa manifestazione, qualcosa ancora non va nella pista, o quantomeno negli spogliatoi del pattinodromo. Abbiamo visto chiusi. Spogliatoi del pattinodromo, purtroppo abbiamo la certificazione in merito alla staticità del... però è subordinata al ripristino dei pilastri, dei calcinacci che stanno cadendo, eccetera, eccetera. Quindi al momento la struttura è chiusa, infatti adesso uscirò da qui, andrò in cittadella per vedere dove ubicare un bagno, perché mi chiedevano appunto un bagno per i bambini che fanno pattinaggio. Tra l'altro abbiamo fatto anche un piccolo investimento, quando io sono arrivato, sono andato al pattinodromo e mi sono ritrovato le griglie di scolo delle acque, non si capiva che forma avessero, e i rovi che uscivano, i bambini dovevano pattinare, dovevano fare lo slalom tra i rovi, eccetera. Adesso c'era una ringhiera perimetrale all'interno del pattinodromo pericolante che abbiamo fatto rimuovere, abbiamo tolto i rovi, abbiamo cambiato le griglie, abbiamo fatto un piccolo intervento, adesso faremo le vie di fuga nella corda interna del pattinodromo, perché proprio c'è il regolamento federale che prevede che ci sia un metro e mezzo, perché se uno sbaglia e non deve uscire in questo momento va a finire in mezzo al prato. Adesso da qui a breve ultimeranno i lavori già finanziati e creeranno questo metro e mezzo nelle due curve di via di fuga, e poi decideremo se fare il pattinodromo da 200 metri e quindi di conseguenza abbattere la tribuna, insomma c'è un lavoro importante da fare, o lasciare questo pattinodromo storico e rimettere a posto anche il mando della pista che sta dall'altra parte. Per la cittadella sono altre richieste, mentre c'è l'assessore qua possiamo anche chiederlo. No, per la cittadella vabbè, ci tenete, diciamo, limitiamoci alla piscina, limitiamoci alla piscina. Diciamo che l'anno scorso è stato fatto l'investimento per il ripristino dei pannelli solari ed è stato installato il chiller, adesso manca il collegamento per l'acqua calda sanitaria negli spogliatoi, quindi diciamo da parte delle società di acqua sicuramente posso farmi portavoce, però l'assessore devo dire che ha preso l'impegno di portare a termine questo step, perché fino adesso il tempo ci assiste, ci aiuta e quindi abbiamo potuto riprendere le attività. So che c'è un progetto di riqualificazione della vasca piccola e avevo chiesto all'assessore, sempre diciamo a nome, facendo un po' da capofila per le altre società acquatiche, di ovviamente fare questi eventuali lavori non prima di fine maggio, perché altrimenti già veniamo da 3 anni post covid, un anno senza piscine, un anno con l'acqua fredda, quindi abbiamo tutti noi, ma ripeto anche il comune proprio come
punto di riferimento, insomma. Come punto di riferimento, ma anche perché se tanti bambini non iniziano a fare nuoto a 3 anni, a 4 anni, a 5 anni, anche per il comune diventano un costo, oltre al fatto che le società sportive per anni non avranno un ricambio generazionale. E quindi, insomma, hanno più o meno preso l'impegno che qualsiasi lavoro debba essere fatto, tranne ovviamente le cose ordinarie. Se si dovesse riuscire a fare un investimento più grosso, sarà fatto, diciamo, a fine stagione, in modo tale da approfittare del periodo estivo. E poi l'assessore lo no, sa. In verità l'investimento è già in itinere. È chiaro che non possiamo bloccare le attività dei bambini, perché insomma sarebbe un suicidio, come ha detto Roberta, ma penso che a maggio abbatteremo l'attuale piscina piccolina. Tra l'altro il regolamento della FIN prevede che se fai un rinnovo devi creare lo sfioro, quindi le acque dovranno essere, non mi viene il termine, insomma, purificata attraverso, bisogna fare la piscina a sfioro, sì, sostanzialmente, sì. E vogliamo fare una struttura in legno lamellare, vetri, insomma un qualcosa di bello anche da vedere, oltre ad essere principalmente una struttura sportiva, ad essere funzionale. Però poi, insomma, se ha anche la sua parte estetica caruccia da accogliente, sì, calda, e cosa gradita. Aggiornare sulle nuove, le piscine di una volta erano tutte con spogliatoio maschile, spogliatoio femminile. Adesso spiegavo all'assessore che da qualche anno c'è la problematica del papà che deve cambiare la figlia femminuccia e non lo fanno entrare negli spogliatoi. Creiamo il terzo spogliatoio, dai. Bisogna, ormai diciamo che nelle piscine di nuova generazione, ma in generale negli spogliatoi degli impianti sportivi di nuova generazione, si creano degli spogliatoi misti, quindi il papà può certo cambiare la propria figlia, la mamma può cambiare. Il problema, parliamoci francamente, è più che altro per i papà poverini che vengono sempre tacciati di fare, diciamo, di essere nel luogo sbagliato. Per le nostre generazioni, per come siamo cresciuti noi, era è assurdo. Proponibile. No, ma anche non ci pensavamo neanche, forse. Adesso questa, diciamo, che è la realtà, al di là del fatto che uno possa essere d'accordo o meno, quindi insomma potrebbe essere anche qualcosa di più nuovo. Io approfitto, prego, della domanda. Tra i servizi che mancano, comunque, che dovrebbero essere ripristinati proprio in occasione del biglietto d'ingresso per la partita, ci è stato detto, tra le tante cose, molte delle quali non vede, perché per esempio chiedevano i servizi igienici ci sono sia nelle tribune sia all'ingresso della cittadella. Sia le società sportive che i frequentatori chiedono notizie dell'apertura o del ripristino del punto ristoro, quindi questa, diciamo, ovviamente essendo un luogo di sport, cioè anche banalmente bisogno di prendere la bottiglietta d'acqua. Hanno dovuto cambiare gli infissi perché, avendo chiuso il bar, erano state messe delle macchinette automatiche che ci hanno comunque salvate, ma non sono risolutive, perché quando la pallanuoto organizza un evento sportivo, il nuoto o la pallamano o l'open day, cioè senza andare tanto lontano, ovviamente in un luogo di sport anche il punto ristoro è un luogo di aggregazione. Questa è la domanda. Il punto ristoro, stiamo lavorando anche per quello. Da qui a breve, la prossima settimana, ci dovrebbe essere la consegna, perché ancora materialmente non siamo entrati in possesso delle mura dove è ubicato il bar. Quindi la prossima settimana ci dovrebbe essere appunto la consegna delle chiavi, e da lì a breve faremo un bando. E in verità stiamo lavorando su due aspetti: o il bando o un'assegnazione sempre legato al contenzioso che c'è, insomma c'è un processo. Vediamo che cosa succede da qui a breve, poi dopodiché decideremo o il bando o l'uno o l'altro. E si farà. Bene, allora abbiamo concluso questa puntata. Noi ci si vede la prossima settimana. Grazie al presidente. Grazie a voi, Marotta. Ovviamente seguiamo l'Ortigia per mille motivi, per innanzitutto di affetto e di storia.
Assessore Gibisco, buon lavoro, grazie ne a voi. Tanto da fare, ce la rendiamo lo conto. Lo faccio con grande passione, la sera guarda arrivo stanco molto ma felice. E questo è già un vantaggio, grazie a Sara Zappulla che l'attende un lavoro importante in Consiglio Comunale e in decisamente, Commissione. Decisamente. Okay, grazie ancora, quindi si vede la prossima settimana, arrivederci. Ha ha ha.